pensa alla piccola cosa, quella di stasera, ma in realtà è una grande cosa in termini di significato per la nostra città. E quindi benvenuto a tutti, io do poi il benvenuto ai relatori, comincio dal vice sindaco Varelli, in rappresentanza della città, nostro vescovo Monsignor Paolo, poi vicepresidente della Fondazione Casa di Risparmio di Perugia, per la sovrintendenza la dottoressa Cristiana Picardi e vi ho citato tutti? Sì. Faccio anche l'elenco, andiamo a adesso la prossima volta poi mi faccio l'elenco. E il nostro amico, nonché direttore dell'Istituto Arte e Restauro di Firenze, Palazzo Spinelli, che ha lavorato con la sua squadra a questo lavoro. Dicevo, un giorno di festa, perché un giorno di festa? Perché per due ragioni. La prima ragione è che oggi Perugia ritrova ufficialmente, formalmente, un pezzo della sua storia. Questo è un pezzo della storia della città che ritorna in possesso dei cittadini. Dopo 100 anni di oblio in chiusura, la congregazione confraterna di Sant'Antoniano si è sciolta nel 1914. Noi abbiamo preso con grande determinazione e volontà, e anche assumendoci delle responsabilità, la cura di questo luogo, perché è prezioso, è bellissimo. Poi in due parole vi racconterò qualche passaggio, ma questo è un luogo che doveva essere sottratto all'oblio. E questo è un passaggio importante quindi per la città, ma lo è anche per la comunità che si è costruita intorno a Borgo Sant'Antonio Portatese. Io pregherei, siccome la loro festa è la nostra festa, i borgaroli di alzare la mano. Chi si riconosce nel borgo? Chi è del borgo qua? Alzate le mani. Questa è la festa, è la vostra festa, ragazzi. Vedete, per arrivare a questo risultato c'è una comunità che si è costituita, e una comunità inclusiva. Ieri sera, da laggiù, quell'angolo lì c'è un nostro amico che si chiama Giacomo, che ha festeggiato insieme a gemelli 36 anni. Lui è siciliano, si è stabilito qui al borgo, per suo amico per primo, che tra un pochino arriverà, si è sposato e è venuto a abitare qui, ha trovato questo posto, loro l'hanno definito ieri sera una nostra nuova famiglia, si sono uniti a noi, ci hanno aiutato prima in fondo, c'erano una comunità albanese, un gruppo di romani, una famiglia che ha aperto il bar di Porta Pesa, c'era una comunità nuova, c'era il cinese che ha aperto il negozio lungo Corso Bersaglieri, una comunità nuova che si è neocostituita in questi anni. Questo è il senso del lavoro che c'è dietro il restauro dell'oratorio, la cosa più importante che volevo significarvi. E l'altra cosa è che questa comunità ha prodotto anche eventi, feste, pesche di beneficenza per raccogliere i fondi che sono serviti molto parzialmente, perché la gran parte del contributo è stata data dalla Fondazione Cassa di Risparmio, che è illuminata e ci sta aiutando in questo percorso. Però anche questo ha un significato, cioè persone che sono messe sotto per produrre con donazioni, con anche la raccolta del lavoro dei preservi. I preservi sono importantissimi perché una serie di opere d'arte, perché sono vere opere d'arte, e questi preservi ci aiutano a portare a casa dei soldi che ci aiutano a fare le opere di restauro. Sulle seggiole avete trovato l'elenco delle cose che abbiamo restaurato in questi anni nel borgo. È una cosa importante questa, perché una comunità ha delle radici, noi abbiamo delle radici che sono queste, noi ci riconosciamo eredi morali dei signori che nel 1300 hanno eretto questo edificio, perché la confraternita, le congregazioni erano delle associazioni ante littera. Voi considerate, nel Medioevo questa zona della città aveva e non aveva le mura, nel senso che le mura sono state fatte nel 1270, era una zona di neurbanizzazione, come potrebbe essere, che ne so, Madonna Alta, ecco, per capirci, una zona di neurbanizzazione intorno al 1200,
dove le persone avevano necessità di difendersi perché le mura non c'erano, aveva necessità di conoscersi, di aggregarsi e di avere anche voce in capitolo, perché poi le mura sono state realizzate sui tre borghi che intanto si erano sviluppati, Borgo Sant'Angelo, Borgo Sant'Antonio e Borgo Ventigiugno, si erano costituiti in comitato, pensate, per protestare contro gli amministratori del comune che chiudevano le porte della cinta muraria e la notte li lasciavano esposti a ogni ruberia, a ogni vessazione. Quindi, per dirvi che valore aveva lo stare insieme. Quindi questo era un luogo dove si scambiavano esperienze, si pregava, ci si costituiva comunità, era ospitale. Possiamo vedere anche qualche immagine, adesso ve la faccio vedere. Ecco, questa è la mappa ottocentesca di come era l'oratorio, vedete quanto era più grande. Poi la vedremo una volta che ci sia tanto di passo, come la vedete da sopra. Questo locale aveva dei locali posteriori, era più grande, poi negli anni sono stati via via questi locali, ecco la potete vedere, questi locali sono stati, da quando è stata chiusa la congregazione nel 1914, evidentemente sono stati alienati dalla proprietà degli avvenimenti, però era per dire che questo era anche ospitale, nel senso dell'ospitalità, per cui ospitava i pellegrini, ma anche i fratelli, con fratelli bisognosi che avevano delle difficoltà. E quindi questo è, come dire, il senso che poi riprenderò per un attimo nella seconda parte del discorso, nel quale poi introduco i nostri... Ho parlato prima della Fondazione Cassa di Risparmio. Noi è tempo che lavoriamo insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio perché sono, come ho detto, stati numerosi restauri ai quali loro hanno partecipato. Io devo dire una cosa, che in questi anni il rapporto di amicizia e di stima è sicuramente cresciuto con queste persone. Con noi hanno manifestato non solo un interesse derivante dalla loro posizione, ma anche proprio un interesse per quello che questo lavoro che stiamo facendo vale per la comunità. Ecco, li abbiamo sentiti particolarmente vicini, sia il dottor De Pretis che l'avvocato Mancini, io ne posso solo parlare veramente con affetto. Come unione di persone io vorrei anche citare i professionisti che ci hanno aiutato in questa impresa. Qui hanno lavorato a titolo sostanzialmente gratuito Claudio Minciotti come direttore dei lavori, Carlo Giannotti che si è occupato della sicurezza, Marco Bacchi che è la persona che ha seguito gli aspetti strutturali, e poi Carlo Basciani che non so se c'è, e Carlo Basciani che con il suo attrezzatore, il suo laboratorio scientifico di Lab ha fatto delle prove statiche sull'edificio che hanno poi determinato su indicazione dell'ingegner Bacchi le operazioni da fare per il consolidamento. E poi per la sovrintendenza noi abbiamo avuto sempre a fianco Tiziana Miganti e la dottoressa Paola Pastalacqua, sono stati qui, hanno dato i loro consigli. Poi ci sono state cose che sono state rifatte perché non erano tutte bene, però è tutto in un clima di collaborazione e disponibilità che è bello sottolineare. Un'altra cosa, dicevo prima al nostro vescovo, un'altra cosa bella che è successa è che i nostri fornitori, cioè quelli che ci hanno aiutato a fare questo lavoro, sono in tanti, poi alla fine sono diventati parte della squadra. Qui c'è Sante Cecchetti, che è quel signore lì in seconda fila, che ha un'impresa edile. Beh, allora io due cose voglio dire di Sante Cecchetti. Prima di tutto che è l'unica impresa, l'unico impresario edile che dice che alle 9.05 arriva e alle 9.05 lì. Se voi avete l'esperienza... Bravo! Questa è la prima cosa. Seconda cosa, è appassionato, una persona che ci ha dato anche dei buoni consigli su alcune soluzioni operative sul piano strutturale, quindi ecco, io tendevo a citarlo perché si è stabilito molto di più per il rapporto di lavoro. Stessa cosa con il hotel di Fabrizio Tosti, che non so se c'è, ma anche lui ci ha dato una grande mano in questa vicenda, anche dal punto di vista della RIT, dell'agevolazione. La pizzeria di Porta Pesa è la pizzeria gestita da due ragazzi albanesi, ex curatori che hanno imparato a fare la pizza in maniera superba, e anche loro ci hanno dato una grande mano. Ma non vi preoccupate per pagamenti, saremo stati tranquilli, l'importante è che le cose vadano bene. Dalla chiesa, dicendo la chiesa,
punteggi. Poi passo alla proprietà dell'oratorio. Qui è una proprietà che sta in capo al discorso del Tratto Europeo, che sostanzialmente risponde alla nostra curia arcivescovile. Qui c'è Don Paolo, io dico due parole di Don Paolo, è un amico vero, che sono anni che ci affianca sulle operazioni che abbiamo fatto, con lui abbiamo ritirato di campagna alla chiesa di Sant'Antonio, abbiamo fatto di ogni, abbiamo restaurato la statua di Sant'Antonio, abbiamo rifatto dopo 55 anni la processione lungo Corso Bersaglieri, quindi è un cammino meraviglioso che abbiamo intrapreso insieme. Ecco, e arrivo a coloro che hanno messo le mani qui dentro, quindi all'Istituto per l'Arte e il Restauro di Firenze, Palazzo Spinelli. Con Emanuele, che è quel signore laggiù, Emanuele Amodei e i suoi ragazzi collaboratori, è stato veramente bello lavorare, perché c'è stato entusiasmo, c'è stata voglia di fare. Poi, ecco, io non sono esperto d'arte, sono un cittadino comunque, però vi dico, l'emozione via via del vedere rifiorire le cose è stata straordinaria, ci siamo veramente emozionati, veramente è stato molto bello. E ho finito per dirvi solo come nasce, per chi non lo sa, questo luogo. Questo luogo è stato edificato intorno al 1300, fatto con le mani dai Borgarotti. Con Fratelli di Sant'Antonio i principi erano socialità, ospitalità, scambio di cultura e realizzazione di opere comuni, che non è molto diverso da quello che anima la nostra associazione. Io penso che i capisaldi siano esattamente questi. E muore alla fine del 1600 un signore che si chiama Baccarini, un ricco sant'antoniano senza eredi, e lascia tutto ai confratelli affinché addobbino a nuovo l'oratorio che peraltro verrà affrescato. Per cui vengono chiamati Lappiani e Giuli, che fanno questo capolavoro. Lappiani nel progetto salva un affresco precedente, che è la perla che stasera sveleremo, vedete in fondo che è coperto. Un affresco di un Cristo di finissima fattura che Serafino Siepi definisce un bel Cristo di scuola di Pietro il Perugino, quindi è un affresco cinquecentesco di grandissimo pregio. L'abbiamo messo come chicca alla fine perché si scoprirà nel momento clou della serata. E qual è il segno, quindi, poi ho praticamente concluso di questa serata, è che è un luogo chiuso da 100 anni che abbiamo riaperto e che torna a vivere, perché devo dire con rammarico, al contrario di tante belle opere perugine restaurate anche negli ultimi decenni, restaurate, riaperte per il restauro e per la cerimonia di apertura e poi richiuse e tombate, purtroppo, e alcune sono in poche centinaia di metri da qui. Questo è un luogo che torna a essere come nel 1300 il mio padre, aperto, un luogo aperto. Testimonianza, per favore, più avvicinate. Allora, lei è Beatrice Azzarà, è un'animatrice del gruppo dei giovani dell'associazione e da domenica sera per 8 domeniche rifarà, come ha fatto in passato in questa sala, il Cineforum. Dici con che film debuttiamo, per favore? Con Carnage di Roman Polanski, che è una commedia, alle 8:30 e siete tutti invitati. Bene, i prossimi passi quali sono? Se già da stasera i Borgaroni e gli amici del Borgo ci aiutano con qualche offerta, in fondo c'è una damigiana, speriamo di farlo, ci riesca. Abbiamo altre feste con le quali cercheremo di finanziare questo lavoro, speriamo che la fondazione sia con noi in questo percorso. Ecco, il prossimo passaggio che noi auspichiamo di concludere entro la fine di quest'anno sono le due pareti laterali, che a detta dei restauratori daranno delle grandi soddisfazioni, perché sono dei dipinti monocromatici di grande fattura, di grande bellezza. Bene, quindi ecco, con il contributo di tutti
le cose vanno avanti. Questa è una comunità aperta, io dico anche è inclusiva, per chiunque di voi ci conosce solo stasera, avesse voglia di associarsi, alla fine la tessera costa 10 euro, niente investimento assolutamente sopportabile, può farlo, chi ha voglia, chi sente un modo per farlo, lo faccia tranquillamente. Siamo una comunità aperta che accoglie volentieri chiunque ha buona volontà e ha delle idee. Io ho concluso, passerei la parola al... chiedo scusa se non rispetto la scaletta, ma c'è il nostro vescovo che ha l'impegno successivo e altro per un attimo la scaletta. Poi la passo al dottor Barelli, il nostro vice sindaco, per il saluto della città. Chiedo scusa se dovrò essere telegrafico e poi allontanarmi subito, ma devo già essere ancora. Però non volevo mancare questo momento, perché un'altra tappa di ciò che sta accadendo in questo luogo è molto interessante, perché qui i beni culturali generano comunità. E sono nati dalla comunità cristiana, un tempo, gente che era accomunata da valori forti, che voleva trasmetterli anche attraverso la bellezza, dopo tanti anni tornano a fare il loro mestiere grazie alla passione di un gruppo di persone che ci crede, che ne è convinta, che ci dedica tante risorse, per cui tornano a generare comunità, a moltiplicare l'energia, a mettere insieme le persone, a ritrasmettere quel senso di comunione che era quello più importante che la Chiesa deve fare, il giudice del Concilio, la Chiesa in Cristo, il sacramento dell'unità degli uomini tra di loro e degli uomini con Dio. Quindi questo lavoro di mettere insieme le persone davvero è una bella cosa che sta accadendo in questo mondo, e l'episodio di oggi è un'ulteriore tappa. Io non posso che rallegrarmi con quelli che danno una mano a queste persone. Dicevo prima, è un bel modo di spendere i soldi, quello di metterli in questo tipo di dinamiche, perché fanno nascere qualcosa che vale ancora di più, che rimane un patrimonio non solamente fatto di mura, ma di relazioni, di persone, di progetti che si fanno insieme, di comunità. E di questo ne abbiamo estremamente bisogno in un'epoca in cui la gente è sempre più sola e cerca invece attraverso le relazioni un senso della propria vita. Quindi grazie a quelli che ci hanno speso il proprio lavoro, a quelli che ci credono, a quelli che danno una mano, anche per stare mangiando. Urbano Barelli per il saluto della città. Io vi ringrazio, e porto con grande piacere il saluto dell'amministrazione, l'apprezzamento che non è mai mancato, che adesso è dell'amministrazione per il vostro lavoro, e ringrazio il Centro Pinelli per l'invito, e come dire, vi devo complimentare con tutti voi, questa secondo me è una mirabile dimostrazione di come la città possa meglio organizzarsi e possa meglio far fronte alle difficoltà di tempo. Noi abbiamo l'amministrazione, abbiamo degli enti locali che sono in via di ridimensionamento, l'esempio della provincia conoscete tutti, noi abbiamo una provincia logica e nazionale ovviamente, una provincia che si va ridimensionando e via via disgregando, per cui l'ente provincia come referente dei cittadini è sempre più, come dire, l'abile è sempre più. Abbiamo una regione della quale si discute se sarà macro o micro o come sarà, che comunque si allontana. Abbiamo un comune che ha risorse limitate, noi abbiamo ereditato una realtà difficile, gli enti, in particolare, posso dirlo, che l'abbiamo ereditata, stiamo lavorando per ridare una dimensione anche economicamente gestibile alla nostra amministrazione. Che cosa succede in questo panorama economico difficile? Nel quale le risorse economiche e finanziarie che vengono dallo Stato e dal centro si riducono sempre di più. Succede che c'è sempre più bisogno di comunità, c'è sempre più bisogno dell'impegno dei cittadini, c'è sempre più bisogno di volontariato, del vostro importante volontariato. Noi abbiamo lo scorso anno organizzato, qualcuno di voi lo saprà, qualcuno magari partecipa direttamente a queste iniziative, abbiamo organizzato il progetto Gestisci le aree verdi, adotta il verde. Abbiamo, vedo i rappresentanti dell'associazione di questo piano, vedo anche
rappresentanti di associazioni della città, questo mi fa molto piacere perché c'è una rete importante in città che in qualche modo si riconosce nel mondo del volontariato e lo innerva, in qualche modo lo riconosce. Noi abbiamo fatto a Don Del Verde che significa che in carenza di risorse dobbiamo tutti un po' rimboccarci le maniche. E abbiamo avuto un grande risultato che ci hanno costituito. Il risultato è stato che ad oggi abbiamo più di 90 aree verdi della città adottate da una qualche associazione, da qualche soggetto che in qualche modo se ne prende cura. Abbiamo fatto un censimento con 354, che sono tante, noi abbiamo un territorio importante, come sapete, insomma, l'undicesimo per le nazioni in Italia, perché mentre governare l'undicesimo non è facilissimo. Però abbiamo questo grande ausilio, il volontariato e la disponibilità delle associazioni, la ricchezza delle associazioni del territorio. Quindi questo è un punto fortissimo di ripartenza. Nella crisi del sistema istituzionale locale, ecco che gioca un ruolo centrale le comunità, quindi fare comunità, fare coesione sociale diventa fondamentale per le città per resistere e poi proporsi in un mondo che è sempre più globale. Quindi le città hanno bisogno che si sviluppino comunità e comunità intelligenti come le vostre. Qui trovo una bella, come dire, una bella collaborazione, volontariato, associazione Casa del Risparmio, Superintendenza, vuol dire soggetti positivi. Per tanti anni sia l'Italia nostra, quindi mi si apre il cuore quando vedo queste occasioni, quando vedo che il nostro patrimonio culturale è recuperato non solo nella dimensione estetica, ma anche nella dimensione partecipativa, cioè un luogo di partecipazione. Porto Sant'Antonio, lo sapete, quando posso anche questo per le vostre iniziative, di Nicola Rosario, per tutti voi. Porto Sant'Antonio è un esempio di come il centro storico possa essere recuperato ad una diversa modalità di convivenza, di coesione sociale e di comunità. Porto Sant'Antonio aveva bisogno di questo spazio. È uno spazio che insomma, fisicamente dà la dimensione della comunità perché riesce ad accogliere una comunità, quella comunità che questa sera qui si ritrova. Allora io spesso indico voi come modello. Voi come modello in città, come modello da imitare, dove pubblico e privato, fondazione e volontariato, sovrintendenza e competenze tecniche, delle quali poi sentiremo parlare e vedremo anche i risultati, si combinano nel modo giusto, nel modo importante del quale la città ha bisogno. Guardate, non è un problema di amministrazione, è un problema di città che deve risolvere. Questo l'ho già detto, insomma, noi veniamo da anni di solitudine, di esasperato individualismo. Non ce lo possiamo permettere. Viviamo un mondo nel quale dobbiamo ricomporre una comunità, un'identità collettiva, non un individualismo di certo quasi 70.000 persone che in modo, come dire, come monadi vivono la città. No, o ritroviamo un'identità collettiva, su questo stiamo lavorando, lasciatemi dire anche Perugia delle 416 vuole essere uno dei passaggi. Badate, non è il punto centrale, insomma, no? Queste manifestazioni, le occasioni che noi vogliamo cogliere. Il punto centrale è le città hanno la capacità di riscattarsi e di proporsi nella misura in cui riscoprono le loro identità che sono anche le vocazioni delle città. Allora un'identità come la nostra, a forte, come dire, contenuto culturale, con un forte importanza del patrimonio culturale, ha, come dire, maggiori carte da giocare nello scenario mondiale. Lo scenario mondiale nel quale la differenza la fa la attrattività dei territori, la qualità dei territori. Quindi questo nostro lavoro non è un lavoro che riguarda solo Porto Sant'Antonio. È un premio per voi, è un punto d'onore per voi, ma riguarda l'intera, è un messaggio che voi lanciate all'intera città. Quindi noi vorremmo che questo fosse imitato il più possibile, nelle modalità di gestione, ma anche nelle finalità. Allora questa, io vorrei che fosse contagioso, questo vostro recupero fosse contagioso. Quindi io non posso che complimentarvi, portarvi il saluto del Terrano Mizzi, poi non ho potuto intervenire per altri impegni, però noi siamo vicini, quindi noi, per quello che possiamo, con la carenza di risorse che conoscete, insomma, però gli strumenti che l'amministrazione può mettere in campo, voi dovete sapere che ci sono e noi vi porteremo a sostegno di queste iniziative. Quindi grazie per l'invito, grazie per quello che fate, complimenti per quello che vedremo e
aspettiamo con ansia la seconda parte dei lavori, la conclusione della seconda parte dei lavori. Grazie. Grazie. Vi rivelerò un segreto, no? Perché il nostro vice sindaco ha detto una formula interessante. Sapete qual è il segreto? È che noi facendo queste cose ci divertiamo come mai. Questa è la verità. Siamo lì col dolce, con lo spumante a festeggiare perché è il trionfo di tutti, da chi è stato alla sbarra a chi ha fatto lo speaker, siamo veramente affratellati nel risultato, questo è il divertimento. Bene, a parola un'altra persona veramente amica che è stata con noi da tanti anni per tante cose che abbiamo fatto e ci ha sempre sostenuto, la dottoressa Tiziana Miganti per la sovrintendenza. Io devo dire che faccio un lavoro che mi diverte, questa è una grande fortuna, soprattutto quando ci sono queste occasioni. Ormai ci conosciamo benissimo perché questa sarà la settima volta che ci ritroviamo a vivere in un clima festoso perché significa che abbiamo tutti quanti insieme collaborato per riportare a vivere qualche opera o qualche bene che è della collettività, che è stato realizzato grazie alla disposizione di una comunità e che ancora oggi viene ad essere riportato in vita da una parallela, più moderna, più attuale comunità. Ecco, io devo ancora una volta ringraziare l'Associazione dei Sant'Antoniani che si impegnano con entusiasmo, ma non solo con entusiasmo, anche con la ricerca di fondi, perché sappiamo tutti che l'entusiasmo non basta. E per questo siamo tutti grati come amministrazione, perché altrimenti non potremmo mai intervenire nel salvataggio di queste perle, che sono così diffuse nella città di Perugia e che fanno la vera ricchezza della città di Perugia. Quindi mi piace incontrarvi perché significa che questa consapevolezza sul valore di questo patrimonio ce l'avete tutti, la state acquisendo e spero tanto che questo sia una febbre contagiosa perché a Perugia ci sono tante altre realtà come queste che meritano di attenzione e soprattutto meritano un progetto di utilizzazione perché sappiamo benissimo che l'utilizzazione permette il recupero, solo se noi recuperiamo per vivere poi rendiamo vita a questi beni. Il primo intervento fatto in questo oratorio si è sostanziato in un intervento di consolidamento statico più che estetico. Queste due pareti corte dell'oratorio sono quelle che presentano meno interesse, no? Rispetto alla volta e rispetto alle pareti, interesse parlo per le decorazioni che presenta. Quindi che questo è un primo intervento che va a dare sicurezza statica all'edificio perché quando ci siamo entrati la prima volta davvero abbiamo rischiato che ci cadesse un pezzo di intonaco proprio appena varcata la porta. Quindi in questo momento siamo abbastanza sicuri che tutto regge e questo è già un fatto importantissimo. Quello che resta, è quasi tutto ancora da fare, perché ripeto, le vere parti importanti sono di questo ciclo decorativo, perché possiamo considerarlo un vero e proprio ciclo dedicato a Sant'Antonio, ovviamente, realizzato tra il 1756-57 da un pittore anconitano, Francesco Appiani, che si è formato a Roma e che ha trovato però a Perugia la sua affermazione come pittore, decoratore, non solo di luoghi religiosi, ma anche di edifici delle nobili famiglie perugine. Quindi lo ritroviamo molto spesso appunto in vari contesti perugini. Questo è un suo tempietto, perché qui ha lavorato
teatrato in tutto quello che è la parte figurata, nell'apoteosi, nella gloria di Sant'Antonio, che vedete questa svolta sfondata, no? Questa illusione prospettica come se fosse aperta e intercettasse, diciamo, la presenza del santo tra le nuvole sostenuto dagli angeli che proprio si affaccia in questa finestra. E poi ecco dei quadri, quattro toni, quattro ovali sulle pareti che affiancano una zona centrale che purtroppo oggi non leggiamo, ma che siamo certi leggeremo dopo il restauro, con delle figure simboliche, la Chiesa Cattolica, la fortezza, la carità e la temperanza, mentre i quadri centrali, questi diciamo al centro, rappresentano da una parte la morte del Santo e dall'altra un suo evento miracoloso quando fece scaturire l'acqua da una roccia. Ecco, tutto questo lo leggeremo perfettamente, fermo restando che appunto si riesca ad andare avanti. E questo naturalmente dipende non solo dalla nostra volontà, ma anche dalla possibilità di ritrovare risorse. Ecco, sarebbe davvero penalizzante se non riuscissimo a portare avanti, appunto, ad impegnarci in futuro per il restauro completo di questo edificio. Ecco, io vorrei sottolineare che i tempi di stasi nei lavori di recupero sono piuttosto penalizzanti, perché se durano molti anni, almeno in questi intervalli ciò che è restaurato ricomincia ad avere qualche problema, ciò che non è restaurato si deteriorisce ancora di più. Quindi ecco, solleciterei, questo sarebbe non un desiderio, un auspicio, che appunto i tempi fossero piuttosto serrati nella realizzazione di questo intervento e della conclusione di questo intervento. Devo dire anche un'altra cosa, che mi è piaciuta molto la collaborazione, ma deve essere una collaborazione vera. Con questa associazione c'è sempre stato il massimo della sinergia. Noi non siamo, come pomposamente si intitola la nostra attività, come alta sorveglianza. Noi siamo una forma di sostegno e collaborazione, e io spero i referenti della vostra associazione abbiano percepito, abbiano vissuto, perché siamo a fianco di questo lavoro quando ce n'è bisogno, dando ognuno di noi la competenza tecnica, il sostegno e l'indicazione quando occorre. Per cui ecco, spero che questa anche collaborazione continui e che si faccia veramente carico di questo intervento e di proseguire. In fondo anche gli artisti che hanno lavorato qui hanno lavorato in stretta collaborazione, ciascuno per le proprie capacità e competenze, perché accanto all'Appiani ha lavorato Nicola Giuli Junior, per la verità, che ha costruito diciamo tutta la struttura architettonica che noi vediamo qui riprodotta in illusioni prospettiche, perché vedete architettonicamente c'è soltanto una volta a botte portata e due pareti, ma se noi ecco, avessimo questo parato già restaurato potremmo percepire che queste pareti non sono lisce ma sono molto movimentate, quindi c'è una grande capacità tipica di alcune famiglie diciamo di artisti perugini, soprattutto dal Settecento in poi, mi riferisco a Nicola Giuli, ai Giuli e anche ai Caraccioli in fondo, che erano dei grandi decoratori di architetture. Quindi ecco che anche nella predisposizione di questo edificio così, di questo paramento decorativo così affascinante ancora oggi, ci si valeva della reciproca capacità e reciproche specializzazioni. Ecco, anche nel restauro io spero che appunto questa sinergia, ognuno per le proprie competenze,
possa essere ancora valida per arrivare al migliore risultato. Grazie. Grazie. Ragnatele, pipistrelli, era terrificante questo posto qui. E con alcuni di noi, tramite pezzi di impalcatura che c'erano, eccetera, in qualche maniera abbiamo, in alcune nottate, tolto il toglibile di tutta quella schifezza. E ricordo l'emozione che provammo quando, con delle scope morbidissime che avevamo preso, abbiamo passato delicatamente per togliere tutto il nero, le farfalle, le ragnatele, la parte sopra. Era come uno svelarsi, cioè tornava da sotto la passata in colore, le immagini, è stato meraviglioso. Quindi ve lo racconto perché Tiziano ci ha fatto un pochino sognare, no? Qualche secondo fa su come sarà finito. Quindi ecco, volevo dirvi che cosa noi abbiamo provato in quel momento con un gesto marginale rispetto a quello che verrà fatto e l'ansia che abbiamo di vedere tutto quanto finito come l'avevano concepito i nostri vecchi. Ecco, questo è quello che volevo aggiungere. E la parola al nostro amico Emanuele Amodei, direttore dell'Istituto del Restauro, che con i suoi collaboratori ha lavorato la prima parte del restauro. Prego. Vengo da
una formazione di economia e commercio. E quindi quando sento parlare di beni culturali, io subito penso al bene. Al bene come un qualcosa che ha un valore, e quindi che ha un valore di scambio, e quindi che ha un valore anche monetario. Invece, lavorando, cercando di specializzarmi ogni giorno sempre di più in questo settore, capisco che il patrimonio culturale è ben altro. Perché il patrimonio, sapete, mi insegnerete, è da madre. Cioè da ciò che i nostri padri ci hanno lasciato, non perché noi stiamo a chiudere per cent'anni, ma perché noi bisogna vivere il nostro patrimonio culturale, mantenerlo, possibilmente implementarlo, conservarlo, curarlo. Spesso quando io faccio delle lezioni in un project management per stare in contatto con i ragazzi, faccio sempre un'alzata di mano: chi è che pensa che Firenze sia una città d'arte? E tutti si alzano dicendo: sì, è una città d'arte. E io spesso dico: ma siete sicuri che è una città d'arte? Perché Firenze è bellissimo, organizzato, splendido, di posto. Firenze era una città d'arte contemporanea ai suoi contemporanei. Allora, spesso cadiamo in questo inganno. Pensiamo che sia scontato che il nostro patrimonio culturale sia tale. Palazzo Pitti, Palazzo Vecchio, è un museo, ma è anche il nostro comune. Io vado a chiedere la carta d'identità a Palazzo Vecchio. Quindi lo vivo, testimonio quotidianamente. Noi ci andiamo a battezzare nelle chiese dell'anno 1000, andiamo a prendere la cresima, andiamo alla posta in un palazzo del 400, andiamo a prendere il certificato dei palazzi del 700, andiamo nei teatri a vedere lo spettacolo contemporaneo e moderno in teatri antichi, andiamo a vedere il concerto di Bob Dylan alle Terme di Caracalla, ma su questo non abbiamo. Quindi quello che voglio dire è che oggi è molto molto importante cercare di capire che, e ritorno al concetto di comunità espresso prima, il vero patrimonio culturale di queste borghe non è tanto importante. Perché lo vedete tutti i giorni in televisione, basta mettere quattro bombe sotto un tempio e quello viene giù. Perché basta che un popolo decida di invadere un altro popolo, un altro territorio, e il patrimonio culturale di quel popolo non esiste più, non è più valore. Quindi il vero valore di questo borgo è la gente, la comunità. Questo è il patrimonio culturale. Il fatto che viverlo fa vivere l'altro. E quindi mantenerla, viverla, difenderla, difenderla di fronte a tutti. Dipende anche di fronte a chi c'è stato che non la capisce. Non possiamo chiudere il borgo solo semplicemente perché qualcuno che non riconosce i nostri valori passa lì. È molto importante che noi si capisca per primo che questo è il nostro patrimonio, cioè quello che i nostri padri ci hanno lasciato e che è quello che noi vogliamo lasciare alle future generazioni. Ecco allora. Sì, che deteniamo l'80% del patrimonio culturale, perché allora è un solo in quel caso. E non perché abbiamo una serie di leggi che originano nei tempi dei romani. Allora, questa missione che Palazzo Spinelli da 40 anni porta avanti, da pochi anni finalmente si vede riconosciuta su la comunità, ancora una volta. Mi fa piacere che oggi sia uscito questo termine, perché era quello che volevo dire. Cioè, ogni volta che noi restauriamo un'opera, ogni volta che presentiamo un'opera, non abbiamo più solo gli attori che hanno contribuito all'opera, abbiamo la gente. Perché la gente capisce, ha cominciato a capire che se non protegge la propria memoria, il proprio patrimonio culturale, non protegge se stessi. Attenzione, uno dei progetti, sono arrivati qui in Europa su questo progetto qui, era la difesa della memoria del XX secolo, perché voi sapete benissimo che
il XX secolo ha dei problemi di memoria. Quest'anno abbiamo presentato un progetto che si chiama Memoria del XXI secolo. Perché tutti noi abbiamo milioni di foto nei nostri telefonini, nei nostri archivi, nelle nostre database, e non le vediamo mai. Se io faccio una indagine e chiedo alle persone: quando è che hai visto le fotografie del tuo viaggio di 5 anni fa? O meglio, quando è che questa fotografia ti sei messo a sedere nel tuo divano con i figli, i parenti, il vino davanti, a vederlo e a discutere della cosa? Mai. Perché nessuno interessa. Perché ormai i telefonini rappresentano una forma di social network, una forma di autocelebrazione. Pensi a te, fai la foto e pensi a te. Questo è un danno del patrimonio culturale. Io chiudo questo argomento perché non vorrei entrare. Però faccio sempre l'esempio ai miei ragazzi della Gioconda di Luca, no? È un esempio che ci fa ridere spesso e poi apre dibattiti infiniti. Ovviamente molti di voi siete stati a vedere Luca, vedete la Gioconda. Va bene, davanti alla Gioconda c'è una parola, un vetro, un sacco di gente davanti che sta così per farsi la foto con la Gioconda e non si rende conto e davanti c'è un quadro di Veronese incredibile, cioè ce l'hanno davanti così e non lo vedono. Questo significa perdere il patrimonio culturale. Come perdere il patrimonio culturale significa farsi rubare il quadro, non è che è stato perso, perché quel patrimonio culturale è già stato perso. È già stato perso nel momento in cui tu non entri in quella chiesa, nel momento stesso in cui tu non lo vai a vedere, non lo vivi. Non ci si può scandalizzare del fatto che uno entra nella chiesa e lo ruba, se poi la gente che vive nella chiesa non è in grado di difendere. Quindi, con questi pensieri noi affidiamo sempre un progetto. Quando siamo arrivati in Comune, immediatamente è nata un'amicizia speciale con loro, con il board, con Francesco e tutti i suoi collaboratori, perché ci siamo guardati gli occhi e detto: qui bisogna fare. Qui bisogna organizzarci, trovare i mezzi, gli strumenti per poter fare nell'ottica di portare avanti anche le missioni, non solo del mondo, ma di quella spirale, è sempre quella di formare le nuove generazioni di futuri difensori del patrimonio culturale, formare una generazione di restauratori. Io però non vorrei togliere la luce a chi questa luce se la merita. Quindi è necessario che ringrazi di nuovo il Borgo, che ringrazi l'Ente Cassa, che ringrazi la Curia, che ringrazi in particolar modo la sovrintendenza, senza la quale non è possibile avere un colloquio diretto, capire. Ma uno speciale ringraziamento da parte di tutti i miei collaboratori che da Firenze, che non sono qui ma sono qui con cuore perché volevano venire, va dato la nostra restauratrice, Daniela Valentini e gli Jacopini, che hanno lavorato, quindi che qui darò la parola per un secondo perché è giusto che lei possa esprimere anche questa cosa qui, e ai ragazzi, sono la nostra. Bravi. Perché non è facile lavorare sempre insieme, non è facile stare insieme, stare sempre qui con freddo, con caldo, con il... Invece ci hanno messo l'anima, il cuore, hanno incarnato lo spirito di questo mondo e credo che questa qui sia la cosa più importante. Grazie di tutto, Daniela. Quasi tutti laureati, quasi tutti diplomati dopo un corso di restauro di 3 anni, quasi tutti hanno una specializzazione, quasi tutti hanno studiato chimica, storia dell'arte,
scienza, restauro, disegno, pittura. Sono coordinati da me come da altri insegnanti. Io sono qui a parlare invece di restauro, perché il restauro non è un lavoro, per niente, è una vocazione, ma proprio una vocazione. Noi restauratori siamo trattati malissimo in questo paese. Scusate, ma se me lo permettete, ma devo dire questa cosa, ma malissimo. Malissimo, nonostante ci richiedano qualifiche, anni di studio, non veniamo riconosciuti da nessuno, in nessuna forma e in nessuna sostanza. E questo devo dire che è una pena per questo paese, perché in altri paesi per fortuna non è così. Però ci piace l'Italia, ci piace stare qui, ci piace l'arte, e noi siamo sostanzialmente una categoria di disobbedienti. Perché io credo che dopo 30 anni di lavoro non credo mai di aver disobbedito tanto nella mia vita sui conteggi, perché amo ogni pezzetto di intorno, dipinto, lo rispetto, e questo ho trasmesso ai miei studenti, perché noi qui siamo sopra un conteggio e non ci torna qualcosa, stiamo lì un'ora di più col freddo, col caldo, con i disagi, senza bagno, con tutte sporche, quasi tutte poi ragazze, voglio dire, anche belle, ce ne freghiamo altamente. Se qualcuno ci dice questo non ci piace, però sappiamo che questo non ci piace, rovinerà l'opera d'arte, lo disobbediamo e diciamo sì sì, va bene, poi quando va via noi sappiamo che facciamo quella cosa con amore, perché prima di tutto rispettiamo l'opera d'arte, prima di tutto quello, e questo andrebbe capito in questo paese da parte di tutti, perché il restauro è importante, importantissimo. Il restauro vi ha portato opere d'arte a voi, oggi voi potete vedere questo, e la dottoressa Briganti alla fine mi ha fatto un gran complimento, ha fatto a me e agli altri, dicendo che non c'è un restauro quasi estetico, no? Allora, per un restauratore la cosa più bella che gli puoi dire è che non si vede che l'hai restaurato. È il complimento più grande che si possa fare a un restauratore. Questo è il complimento più grande. Dietro a questo lavoro, che oggi voi vedete, c'è un lavoro, un grandissimo lavoro di ristrutturazione degli intonaci, perché era praticamente fatiscente. Per fare questo abbiamo chiamato architetti, ingegneri, ci siamo consultati sul conteggio, abbiamo anche litigato, no? Fai così, cioè ci sono state anche delle discussioni che poi hanno portato comunque a un eccellente risultato. Inoltre è stato molto interessante perché abbiamo unito due scuole, no? Due scuole di pensiero, un po' quella umbra, quella fiorentina, quella umbra forse più romana come scuola rispetto alla nostra, però in effetti poi insomma anche la dottoressa Briganti, la dottoressa Passalacqua ci ha indicato dei sottolivelli intonaci che oggi magari non potete tanto apprezzare, che con la luce e la lente vedrete, e che effettivamente tornano, ecco, danno un significato e un senso a quella che è la restituzione poi finale dell'intervento. La pittura murale che non vedete, che è coperta, rappresenta un'altra tecnica pittorica, perché quella che voi vedete adesso non è una pittura a buon fresco, è una pittura a tempera o bianco di calce, quindi già differisce dalla pittura che ci c'è sulla precipitazione, che invece è un buon fresco essendo stata fatta in epoca precedente. Scusate, in epoca precedente. E quindi ecco, è con gran piacere che io ringrazio tutti, ringrazio il mio datore di lavoro con il quale veramente ci sono tanti. Ecco, dunque, su questo intervento, alle mie spalle, diciamo, è un intervento che è stato fatto successivamente a quello, differisce un po', perché dunque qui intanto c'era comunque un altare,
si presume qualche cosa, una taglia, oppure una c'è una grande lacuna, insomma. Io penso che comunque in epoca precedente ci fosse stato anche una taglia. Comunque adesso c'era una canna a fumare, perché questo, come sapete, era una falegnameria, era diventata una falegnameria, qualcosa del genere, insomma, un deposito, così mi hanno raccontato. Questo si vede infatti da tutte le parti, soprattutto dalle parti laterali, che sono così deturpate. Queste sono deturpate non perché sia venuto qualcuno qui e abbia graffiato, questi sono gli appoggi dei supporti lignei, dei tavoloni. Quindi c'è anche un'incuria, oltre che data da dissesti del terreno che hanno smosso e creato delle lesioni, c'è stata un'incuria sotto il profilo, insomma, antropomorfo, quindi causata dall'uomo. E questa parte qui, ecco, questa grande lacuna è stata effettuata in tinta neutra, perché non avendo degli elementi di riporto, come sapete, nel restauro non è che ci possiamo inventare qualcosa, no? Per cui avremmo potuto chiudere la specchiatura, magari, però insomma già siamo andati ben oltre a quella, sì, siamo già andati ben oltre a quello che, anzi, forse. Quindi insomma questo è stato il massimo degli interventi. Chiaramente qui ne esistevano pochi di riferimenti riportati, comunque si tratta di elementi decorativi, per cui è stato deciso di riproporli. Le pareti laterali verranno reintegrate come la controfacciata, proprio in punta di pennello con lenti di ingrandimento. Io invito tutti a venire a vedere quando noi lavoriamo, per rendersi conto, insomma, per rendersi conto di quello che viene fatto, perché poi l'intervento pittorico è l'ultima fase, cioè la più bella, la più divertente forse, ma comunque l'ultima fase, forse quella di meno importanza, no? Però quella che va fatta con più sensibilità, perché c'è una gradazione di interventi, perché io richiamerei proprio l'attenzione del restauro. Il restauro per me è sensibilità, cioè non esiste un restauratore che non sia sensibile, perché intanto viene trasportato, perché sarebbe impensabile contestare autore davanti a un muro se non la massima. Per cui per noi questo non rappresenta è la nostra vita, no? Usciti di lì, continuiamo a parlare sempre di questo muro, e questo a volte ci prendono per pazzi. Comunque, niente, io invece inviterei questi professionisti a partecipare un bel applauso. Quindi dunque partiamo da Silem, sì. Eleonora, per una ragione semplice, perché il vice direttore della Fondazione Cassa di Risparmio, insieme al nostro consigliere anziano Enrico Volpini, farà un regalo alla fine dell'intervento, si recherà in fondo, quindi quando abbiamo finito vi prego di fare largo, perché scopriranno il pezzo da 90 di questa prima parte dei lavori, che è il meraviglioso Cristo, l'affresco del Cristo, che Serafino Siepi attribuisce alla scuola del Perugino, quindi è del 500. Quindi faremo una piccola cerimonia show per svelare questa meravigliosa cosa. Per favore, il nostro...
presidente, delle parole che ha detto in, nei riguardi della fondazione, che belle parole che ci ha detto, che noi ricambiamo, perché la fondazione poi parla con l'approvazione dei progetti e l'erogazione dei progetti. Ha parlato molto a favore di questa associazione che merita, perché ha costituito un esempio di attività, di vivacità e di coesione nella comunità di questa associazione. E noi siamo quindi molto lieti di essere qui questa sera, abbiamo vissuto emozioni molto forti, abbiamo conosciuto gli autori e i realizzatori di questo restauro e questo ci ha fatto molto piacere, perché la cosa più importante è poi avere il risultato dell'attività che viene svolta e che viene finanziata. La fondazione, noi sappiamo che qui voi avrete ancora altri passi da fare, ovviamente non sta a me impegnare i futuri organi della Fondazione Cassa di Risparmio, però io ritengo che le attività meritorie di aiuto troveranno sempre sostegno e accoglimento presso la Fondazione. La Fondazione da un po' di anni non solo è un istituto, un ente erogatore di contributi, ma è anche un ente che promuove, che sviluppa, che porta innovazione nell'ambito sociale, nell'ambito della conservazione dei beni culturali, nell'ambito dell'assistenza, della sanità, e porta nuove modalità di azione più consone, più adatte ai tempi moderni, tempi in cui le risorse sono limitate e in cui bisogna fare leva cercando di coinvolgere molte energie della società civile nel rispetto dei reciproci ruoli tra soggetti pubblici e soggetti privati. Oltre a questo, la Fondazione quindi si è dotata recentemente di uno strumento operativo che è la Fondazione Carica Lugiano, della quale appunto ha il compito anche di promuovere eventi. Mi fa piacere, mi considero amici e quindi vorrei segnalare che questi giorni a Palazzo Baldeschi ci sono delle importanti mostre, che sono una relativa alla fondazione, alla collezione Maravoltini e la collezione del maestro Umbri, Ranocchia e Matoli, che vi invito veramente a vedere perché meritano e sono appunto fanno parte della storia della fondazione e della città di Torino. Io vi ringrazio di questa bella serata e vi auguro veramente il più ampio e meritato successo. Bene, allora siamo al momento clou. Io pregherei le persone che sono in fondo di spostarsi di qua. Prendi qui alla luce, c'è un po' di suspense. Uno per parte, No, ma voi fate finta. Uno per parte. Allora, affresco della scuola del Perugino. 3, 2, 1, via! Siamo emozionati per la finezza dei tratti del Cristo, è meraviglioso, però vorrei che parlasse su queste immagini la nostra amica dottoressa Tiziana Migani.
per questa immagine era pressoché illeggibile quando abbiamo cominciato a ragionare sul restauro. Pertanto si intravedeva un dipinto figurato, ma non si capire nel soggetto, probabilmente sì, la croce sì, ma i due erano completamente illeggibili. Dopo il restauro abbiamo capito tante cose, naturalmente come capita sempre, il restauro è anche un elemento, un momento conoscitivo come i restauratori pensano. Probabilmente c'era un dipinto precedente, molto più antico di questo paramento settecentesco, e fatto in affresco appunto secondo la tecnica tradizionale. Sicuramente in tempo non precisato, ma su precedente Alziepi, già che nel 1822 già legge Girolamo e San Bernardino nei due santi ai piedi della croce, quindi precedentemente a questa data, erano stati aggiunti questi due santi, coprendo probabilmente due santi precedenti. Questo cambiamento nell'iconografia dei santi ai piedi della croce, che stanno a significare due elementi di devozione legati probabilmente al committente, erano stati quindi modificati, probabilmente perché era cambiato la famiglia che curava questo luogo religioso, questo altare, e che quindi aveva deciso a un certo punto che i suoi santi preferiti sarebbero stati diversi da quelli rappresentati in antico. Tant'è vero che queste due figure, vedete, che aggettano un po', se lo vedete in maniera radente, formano due gobbe, due piccole gobbe, proprio perché sopra l'intonaco originale sono stati risteso un altro strato di patina di intonaco e ridipinto. Il Cristo era sicuramente dipinto da un artista in buon fresco. La mia, ormai vedendolo così e ragionandoci molto, la mia opinione è che il pittore settecentesco sia intervenuto nel ridare rilettura a questa immagine del Cristo e che quindi sia appunto lo abbia un po'. Allora si ridipingeva naturalmente, quindi non possiamo neppure criticarlo, ma esistono i cristi, dei crocifissi, santi della Piani ad Assisi assai simili, soprattutto negli angioletti raccolto il sangue del Cristo, ce n'è uno proprio che sembra lo stesso cartone, nell'oratorio di Santa Caterina e nella chiesa della Minerva ad Assisi. Sono, si può dire, non tanto nella figura del Cristo, ma nei due angioletti quasi sovrapponibili. Quindi, ecco, questo non per sminuire l'opera, ma anzi per avvalorare l'importanza di questa testimonianza che collega due epoche diverse. Ma, come sempre accade, poi l'epoca successiva spesso modifica, interviene, purtroppo cambia l'aspetto originale. E il recupero comunque di questo sapiente restauro, perché devo dire che è stato un ottimo intervento, ci permette appunto di acquisire notizie anche sui cambiamenti. I cambiamenti sono sempre stati apportati e noi li dobbiamo vedere non momenti di distruzione di qualcosa che c'era e che non c'è più, ma di qualcosa che ancora c'è. Parlavamo prima del fatto che è stato molto rovinato dall'uso fatto dal falegname, ma forse proprio perché il falegname non si poteva permettere una ribiancatura totale, ce l'abbiamo ancora. Grazie Lisa, brava Lisa. Allora, la serata non finisce qui, perché nella sede dell'associazione, che è poco più giù, appena di fronte qui, abbiamo preparato un rinfresco, un piccolo rinfresco, e ricordo, chi si vuole fare socio lo può fare anche stasera, noi siamo qui a disposizione
e lì c'è la damigiana. Grazie, grazie veramente a tutti di cuore, grazie, grazie veramente. No, ma c'è il signore.